Noi riteniamo che il tessuto che protegge Matteo Messina Denaro si trovi in quest'area e sia formato da gente appartenente alla tipologia di persone che fino a questo momento sono state colpite dalle operazioni Golem della polizia e oggi da questi soggetti. Riteniamo cioè che attorno a Matteo Messina Denaro vi sia una cintura di favoreggiatori appartenenti ai più vari strati della società civile, non necessariamente appartenenti a gruppi criminali, e questo apparentemente dovrebbe semplificare, ma in realtà complica molto la ricerca di Matteo Messina Denaro. Il fatto di essere figlio d'arte rileva molto. Non dobbiamo dimenticare che Francesco Messina Denaro è morto latitante, quindi tutto quel gruppo familiare è abituato a gestire la latitanza. Ci sono conversazioni, ci sono acquisizioni dalle quali emerge una sorta di mitizzazione. Noi abbiamo registrato una conversazione, ad esempio, che non entra in questo procedimento, nella quale un soggetto, una persona che non ha nulla a che fare con l'organizzazione mafiosa, che un operaio del settore edile, che dice: mi piacesse favorire la latitanza di Matteo Messina Denaro.